paese ci vuole. Non fosse che per il gusto di andarsene via. L'ho detto Cesare Pavese. Si è suicidato a 42 anni nella stanza di un albergo di Torino, a pochi passi dalla stazione. Era la sua regione, quella in cui era nato e cresciuto. Mi sono sempre chiesto se la storia sarebbe cambiata se lui avesse avuto il coraggio di fare quei pochi passi verso la stazione. Bastava attraversare la strada, prendere un treno e andarsene via, da qualche parte. La provincia uccide, non come la metropoli. La provincia uccide lentamente, per dissanguamento, e uccide in silenzio, come un coltello. Quando te ne accorgi, è troppo tardi. Me ne vado, a 50 anni, me ne vado o mi cacciano. Non ho ancora capito. La scusa è una promozione. Mi mandano in una redazione del nord. Sarà per via delle mie continue inchieste sulla sanità, sulle connivenze tra padroni e sindacati nel polo del salotto, sui licenziamenti, sulla cassa integrazione, sugli inciuci da quattro soldi di chi governa e comanda in questa provincia, sui colletti bianchi e sugli omicidi misteriosi che hanno insanguinato questa mia terra e che non hanno mai avuto risposta. Le mie inchieste sul disagio delle famiglie e sull'abbandono degli indigenti. Mi dai mille lire? Mi dai mille lire? Oh, fa male la testa. Che mi dai mille lire? Mi dai mille lire? Gianni, non ci sono più le lire. Fa male la testa. Adesso c'è l'euro. Fidi. Uno, due, tre. Ciao. Gianni, Alberto, salutate papà. Ciao papà. Ciao ragazzi. Ciao. Sai che ho incontrato nel portone? La signora Calculli. E mi ha chiesto se andavamo da qualche parte quest'anno. E tu che hai detto? Due. Che andiamo a trovare zia suora a Bari. Mamma, 4. Perché non possiamo dire che ce ne andiamo a mare? 5. Perché la gente pensa male. No.
però la prossima volta che ha questi appuntamenti in questi posti così magari... Ma come, la diva con le scarpe di vitone? Terrificante. Quel signore sta male. Signore, ehi, signore, mi sente? Ehi, mi sente? Deve aver perso i sensi. Ma questa è Gianni Mille Lire. Lo conosci? Ma sì, abitava qua, mezzo scemo. La famiglia l'ha cacciato di casa e da allora va in giro chiedendo soldi. Per questo lo chiamano Mille Lire. C'è una cabina qua vicino. Non serve a niente. Sai quante volte ci abbiamo provato a chiamare l'ambulanza, al 113? Vengono, se lo portano, dopo due giorni ricomincia, torna, piscia e caga ovunque, uno schifo. Non ne possiamo più. Allora chiamo l'assistente della casa famiglia. Sì, vabbè, io vado, eh. Ti chiamo? Sì, sì, come no. Ehi. Un vaso, 10.000 lire, due vasi, 15.000 lire. Un bombino, 50.000 lire. Ragazzi, un bombino, 50.000. Ragazzi, scusate un attimo, lui è Gianni, rimane per qualche giorno con noi. Ciao Gianni. Avanti, 100.000 lire. Avanti, lui è Pino? Ah, e lui è Gennaro. È stato con noi un po' di tempo, adesso viene ogni tanto a darci una mano. Vieni. E lei è Melissa. Melissa, lui è Gianni. Pensavo di fare le gocce, così per la spray. No, tu. Vaffanculo, porco! Tu sei solo un uomo! Un porco tutto buono! No, che succede? Che succede? Vieni, vieni, vieni. Ma tu sei malato? Sì. Non ho detto che sono malato, ma ho detto che c'ho un problema qua. Qua. Dove? Qua. E qua, se metti la mano non... Ah, là. Qua. Sì, però non lo so se sono malato. Che mi dai 1.000 lire? Devo comprare le sigarette. Ecco qua, ti bevi. Mia madre si vergogna di me. Ha detto che si vergogna perché i vicini sentono. La signora Calculli sente. Io tenevo lavoro, eh. Poi mi hanno cacciato. Dove? Mi dai 1.000 lire. Quale ho? Tu devi scopare. Dai ragazzi, forza. Ciao. Ciao. Come va? Insomma, oggi si batte un po' la fiacca, non viene nessuno. Sì? Ti ho portato due amici. Siamo in tre, eh? Beh, forza ragazzi. Ciao. Lui è Pino, che conosci? Sì. E lui è Gianni. Olga. Venite qua, venite qua. Venite qua. Stai attento. Dai Gianni, andiamo! No, no, non me. Come? Oh, non Gianni! Non me. Se non vuole, non vuole! Gianni! Thank you.
ti dicevo io, non era una bugia. Mamma, sono io, Gianni, apri! Mamma! Buongiorno signora, sono Biagiotti, lo psichiatra che si è occupato di suo figlio alla casa famiglia. Ci siamo già sentiti in passato, non so se si ricorda. Che vuole da me? Signora, Gianni sta male, sta molto male. Sì, io so che lei per scelta ha deciso di ignorarlo. Però vede, io credo che in un giorno come questi a lui faccia molto piacere se lei fosse qui. Mi sente? Sì. Signora, Gianni non supererà la giornata. Signora, io non ho avuto figli e non sono neanche sposato. Non so se per scelta o per incapacità. Ma se avessi un figlio e se come lei avessi deciso di ignorarlo per il resto della vita, io oggi mi sarei messo in macchina e sarei venuto qua di corsa, almeno per vederlo per l'ultima volta. Ma ha portato un fiore. Ma adesso sono guarito. Ha detto sì, il dottor Biagiotti. Io ho un sacco di amici alla casa famiglia. Ma tengo anche una fidanzata, si chiama Melissa. Ma mamma, Alberto mi ha dato 1.000 lire di meno. Digli subito di ridarmela. È mia. Shh, sta zitta che ci sente la signora Calculi. Ma no, che vergogna. Mamma. Mamma, mi dai un bacio? Mamma, mi dai un bacio? Zitto. Almeno un bacio solamente, mamma, un bacio. Mamma, dai. Mamma! Thank you.
Avete una sigaretta? Non è per me, la voglio far fumare a Gianni. Io c'ho il sigaro. Una sigaretta c'hai? Una cartolina. Siamo condannati a essere una cartolina. Questo è il tempo di consumo di Matera. Uno sguardo che toglie il respiro per un attimo e poi basta. Vengono da tutto il mondo per vedere questa cartolina in 3D. Ma se la giri, dietro non c'è scritto niente. I sassi sono ormai solo una scenografia. Un set buono per film biblici. La storia dei nostri padri è ridotta a pizzerie. Lo straordinario racconto di come l'uomo sia capace di vivere anche in condizioni difficili ormai solo una pappartella che ripetono come una voce registrata le guide ai turisti per impressionarli con lo scandalo della nostra miseria. Volete fare una visita guidata nei sassi? No, grazie. La nostra storia ci serve solo per fare audience. Non abbiamo imparato niente davvero. Non ci stiamo portando nel futuro la straordinaria lezione di umiltà della nostra cultura contadina. E intanto, mentre la politica si riempie la bocca con la parola cultura, per la gente di qui non è cambiato niente. La qualità della vita è solo peggiorata e si continua a morire di fame e di stasi. Eravamo principi dei mattoni. Per anni i nostri nonni hanno lavorato nei grandi pastifici, nei mulini. Poi siamo diventati i numeri uno dei salotti. Dicevano, il polo del salotto, il distretto del mobile imbottito. In realtà era un feudo con un re capace e tanti feudatari improvvisati. Tutti a tentare di imitare Sua Maestà. Pensando al facile guadagno, supponendo fosse facile diventare tutti re. Tutti i divani si producevano qui. Per alcuni anni, chiunque avesse meno di 30 anni lavorava in un salottificio. Contratti di formazione per intascarsi i soldi pubblici. Finito il periodo di formazione, si assumevano altri ragazzi. Carne da macello. Per la cassa integrazione. Abbiamo chiuso le botteghe artigiane. Abbiamo abbandonato la terra. Anche il posto in banca era diventato marginale. Tutti, anche il più modesto apprendista, sognava la sua fabbrica di salotti in cui infornare gente da sfruttare. Esseri umani costretti a lavorare in guerra con il tempo. Tutti cronometrati, anche il tempo per andare a pisciare, cronometrato anche quello. E poi quando le aziende si sono trasformate in cattedrali nel deserto è arrivato il grande miracolo. I cinesi.
Oggi fa freddo. Diciamo. Com'è andata? Hai pescato? Beh, si sta. Ci vediamo la prossima settimana? No, non credo. Ho da fare il lavoro. Tieni. Questo dalla tua moglie. E tu? Noi sappiamo che in Italia non si lavora più perché le tasse sono troppo alte e il costo del lavoro è troppo alto, tant'è che abbiamo detto per anni che andavano in Romania. Finalmente la bambina si è addormentata. Che cos'è? Il regalo dell'azienda per i 25 anni di attività. Bello, no? Made in Cina. Da questo venerdì mi devo alzare alle 6:10. Perché? Che succede il venerdì? Ancora così stai? Quanto ho fatto bene a accotarmi a Shanghai. Un genio, sono un genio. Che è la lista? Ma che oggi è venerdì? Lavoro! 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 Oh, madonna, ancora? Entra da dietro, Ma che sono la servitù che tu da dietro? Sono il padrone qua, ma che stiamo scherzando? Dai, Sergio, per favore, non mi interessa, io entro di qua e non mi interessa. Si devono levare. Ma come sta questo? Come una gatta scherciata, ciccos. Che è successo? Guardate che quando io avevo neanche 10-11 anni, non ero ancora ragazzino, mio padre un bel giorno mi ha detto: aglio, dove la situazione è amara, non ci sta una lira, non ci sono i soldi, denadace, e mi ha cacciato, a me, a suo figlio. E io sono andato a fangur, come tu caccia tuo figlio? Però ho capito perché. Perché eravamo 5 figli e io ero quello più grande di tutti i 5. E quindi io mi dovevo alzare le maniche e stringere la cinghia. E do tutto ma stringere la cinghia. E io vi faccio lo stesso discorso di mio padre. Lo stesso. No, la situazione è amara. E tutti dobbiamo fare un sacrificio. Ma stringere la cinghia. È chiaro? Quindi adesso nella bacheca della fabbrica, all'ingresso, c'è la lista dei cassi integrati e ce ne saranno ancora tanti, ogni venerdì, puntualmente. Ma noi siamo una grande famiglia e io lo giuro su mio padre, la buonanima che non c'è più, che farò di tutto, ma di tutto, che su ogni operaio che non ci sarà,
io farò di tutto affinché tornerà a lavorare con noi. Questa è la mia promessa. Allora, sbrighiamoci, dai, andiamo a lavorare, dai. Andiamo dentro, dai, forza, forza ragazzi, dai. Vieni. Che dici? Che cazzo? C'è cosa? Presidente, io le dovrei parlare. Sì, la prossima settimana andrò. Vaffanculo. Mi spiace. Ma vaffanculo! Vaffanculo! No, peccato, pure lui ha due figli, peccato. Com'è andata oggi? Peccato. Bene. Ma bene, bene. O bene basta. No, bene. Benissimo. Questi divani si vendono proprio così. E tu non fai tempo a farli e... Zac! Li hai già venduti. Oh, ne volevo comprare uno nuovo per casa. Non l'avevano già venduto. Che fregatura. Un divano nuovo, per noi. Mm. E com'era? Bello, bellissimo. Ma appena ne faccio un altro così, giuro te lo porto. Te lo porto. Gianni, ti vogliono in area sviluppo. Segui. Lento, voglio. Lentissimo. Tranquillo. Andrea, dobbiamo cambiare standard. Più veloce sarai, più amici salverai dalla cassa integrazione. In che senso? Non ho capito. Nel senso che meno ci costa un divano, più gente possiamo tenere qui. Mm? Ah. Va bene. Ciao. Dai, muoviti. Voi dovete arrivare almeno a 16, se no a me non mi conviene venire in Cina. Continuo a farli fare in Italia, traduci. Ah, buona Roma, io non ci devo venire, io prendo una carriera di Italia in tutto, perché ti incontro. No, chi ha detto? Sì, ha detto che sono in grado di produrre in 16 minuti. Presidente, ma che cosa sta succedendo? Andruli, sai come ho cominciato io? Inchiodando cassette della frutta. Ma secondo te mi faccio prendere in giro dai cinesi? Fai il bravo, su. Hai 18 minuti a partire da ora. Signor Presidente, lei sa che io l'ho sempre appoggiata in ogni sua decisione. Ma le risorse umane sono il capitale più grande della nostra azienda. E noi dobbiamo fare di tutto per salvaguardarlo. È una scelta economica ancor più che umana. Ci conviene. Non teniamo bisogno dei cinesi. Dimmi. Giorno del report. Sì, non oggi. Sergio ha da fare. Ma lo devo vedere. Ti ho detto che non ho tempo, mi dispiace. Ti ho detto che lo devo vedere. Puoi dire a me? Non importa. Torno venerdì prossimo. Va bene. Papà, che hai? No, questi film con i coccodrilli. Ti fanno paura, papi? Sì. Mozzicano. Lo vedi come mozzicano?
te. Venti minuti. Meglio del previsto. Sai a quanta velocità scende una goccia di pioggia dal cielo? Sarà 100, 150 km all'ora. 8. Va lentissima, Albe. Poco più veloce di quando camminiamo. Quello che dico io è, perché se in natura tutto va piano, anche quello che sembra che va veloce? Perché noi invece dobbiamo correre, 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 sempre a fare, a produrre. Punzona questo, punzona quello, gira il divano e aspetta. Ogni venerdì. Aspetta che ti dicano se devi vivere o se invece devi crepare. Io non ce la faccio più, Albe. Non ce la faccio più ad aspettare il venerdì. Domani è venerdì. Presidente, le risorse umane sono il più grande capitale della nostra azienda e noi dobbiamo fare di tutto per salvarlo. È un fatto economico, ancor più che umano. Ci conviene. L'importante è saper gestire le cose. Ho sognato un operaio, uno che mi guardava l'altro giorno allo sciopero. Sembrava che mi volesse chiedere
Dottore, ma che dobbiamo fare? E poi che succedeva? Niente. Mi guardava. Devi guardare meno TV, Amore, oggi è già venerdì. Senti, Andrulli dice che se non lo ricevi non ti firma la lista. Angelo Maria Pizzilli, Franco Gaudiano, Michele Serravezza, Andrea Di Gianni. Magari venerdì prossimo. Conosco questo fruscio di canneti sui declivi aridi contesi alla frana. E queste rocce magre, dove i venti e le nebbie danno convegno ai silenzi, che gravano a sera sul passo stanco dei muri. È poca l'acqua che scorre e le vallate sono secche, spaccate, d'argilla. Di qui le mandrie migrano con l'autunno avanzato per la piana delle marine, tuffando i passi nelle paludi. Di qui è passata la malaria, per le stazioncine sul basento, squallide, segnate d'oleandri. Da noi la malvarosa è un fiore, trema col basilico sulle finestre tarlate in un vaso stinto di terracotta. E il rosmarino cresce nei prati, sulle scarpate delle vie, accanto ai buchi delle talpe. Da noi si riposa il falco e la civetta segna la nostra morte. Da noi il mondo è lontano, ma c'è un odore di terra e di gagia, e il pane ha il sapore del grano. Anche mio padre è stato ucciso dalla provincia. Thank you.
sete? Vai in cucina. Ma neanche lo so dov'è la cucina. Cazzo! Che è successo? Lei vuole che lo tenga e poi non si ricorda neanche di mettere una cazzo di boccia. Ma io lo butto, lo affogo dentro il cesso e tiro lo sciacquone. Poi, ma perché non gli compri una pesciolina a quel povero pesciolino tutto solo? Che sei arrabbiato, Cicci? Vabbè, vi vado. No, resta. No, dai, c'è un esame. Ti accompagno io. Anzi, ti do anche i soldi per tornare in taxi da sola. Sì, però domenica vado al mare con gli amici, eh. Tieni, però. Comprati un costume da bagno nuovo. Buongiorno. Sono venuto per la foto di Enrica. Mi dispiace, ma non è ancora arrivata. Ah. Pare che ho trovato. No. Questa roba degli anni 90. 90? Cazzo, incredibile. Sì, ma adesso ho da fare, ci vuole del tempo. Torna tra una settimana. Vedi che nessuna donna mi ha mai fatto aspettare così tanto. Guarda che Enrica mi raccontava tutto, eh. Mm. Questo è roba da camera oscura, ci vuole del tempo. Poi uno dice il digitale. Sì, ma con il digitale abbiamo perso la memoria. La cosa incredibile è che scattate tutti un sacco di foto. Solo che poi li mettete sul computer e non li guardate più. Arriva un bel virus e cancella tutto. No, lo sai benissimo che qua non si fuma. Gli accendi? Non dovrei nemmeno parlarti per come ti sei comportato con Enrica. Senti, papà, abbiamo da fare. Ti sei comportato da schifo. Piuttosto rispondi a quelli che hanno mandato i telegrammi o i fiori. Ma per piacere. Vabbè, io a questa la licenzio. Italiani! Chi è che vuol bere champagne gratis? Io! Lo sentite, chi è che vuole? Io! No, tu no. A te no. Vieni, vieni qua. Mmm.
com'è finito, brutto il tipo. Sì, ma poverino però. Poverino. Meno male, perché altrimenti ci toccava. Lo conoscevi già da prima? No, perché? Bah, mi sembrava di avervi visto arrivare assieme. No, ci sbagli. Però sei tu quella che gli piace di più. Ah, dici? Sì. Ha anche un bel sorriso. Non è il mio tipo. Come va l'azienda di famiglia? Vabbè, mo se ne occupano i figli, quindi. Infatti non li vedo più in giro. E nemmeno io, non li vedo dal funerale di Enrico. Non è vero. Tu non c'eri. Cazzo, sì, non c'ero. È vero. Vabbè, non mi sono mai piaciuti i funerali. C'è tutta sta gente che piange, c'è tristezza. La vita è bella. Questo è Montecatini. È la vacanza che abbiamo fatto insieme io e i ragazzi ed Enrica. E poi c'è sta coppia qua di abruzzesi. Invece. Aspetta. Sai quelle cose che tu dici sempre, no? Oh, mi raccomando, l'estate prossima fatevi vedere, veniamo di nuovo qua, oppure l'inverno, telefoniamoci. La moglie mi mandava tutti gli anni bigliettino di auguri per Natale. E mi telefonava anche. Sì, Enrica era ancora viva. Quante foto di cristiani che proprio non mi ricordo. Beh, perché mi hai fatto venire qua, dai? I soldi stanno all'ingresso. Tu ritieniti libera per lunedì. Io ho un appuntamento fuori città, non so quando torno.
che cosa vi siete ridotti? È un'idea del figlio del proprietario. Una trovata di marketing. Gli auguri a tutti i clienti abituali. Auguri passati, Nicola. Grazie. Francamente, non mi aspettavo di vederti in questo periodo. E puoi pagare anche domani mattina, come sempre. Sai che diceva sempre mio padre? Ci sono molti motivi per non andare a Parigi. A me ne basta uno solo. Non ho soldi. Questi domattina potrei averli spesi in puttane champagne. Ti mando una coperta. Grazie, Fabri. Sono stanco. Voi forse vi starete chiedendo che cosa ci facciano due salmoni sulle spiagge del Mar Ionio, a Policoro. Ebbene, ogni tanto anche nel nostro mare nascono dei salmoni. Sono come mosche bianche. La sapete, no? Com'è la storia dei salmoni? Mentre molti pesci vivono nell'habitat in cui sono nati,
I salmoni nascono in acque dolci. Ci stanno un paio d'anni e poi nel loro cervello inizia a formarsi lo iodio. È il richiamo del mare, dell'acqua salata. Un richiamo irresistibile. Il posto in cui sono nati gli sta stretto. Si mettono in viaggio, percorrono tutto il corso del fiume fino al mare e si perdono finalmente nell'oceano. Sono un po' come i nostri giovani, hanno bisogno del sale e qui non lo trovano e allora sono costretti ad andarsene per il mondo. Vi ho detto una piccola bugia poco fa. In Basilicata non nascono i salmoni. Qui però nascono molti giovani col desiderio di cambiare le cose oppure di andarsene dove le cose funzionano meglio. Ma continuiamo a parlare di salmoni. Ecco, alcuni dei nostri salmoni non ce la fanno ad arrivare al mare. Muoiono prima. I fiumi sono talmente inquinati che i salmoni muoiono prima. L'inquinamento è solo un sintomo, naturalmente. L'inquinamento delle acque e dell'ambiente è sempre solo un sintomo di un inquinamento più profondo e radicato. L'inquinamento dell'anima, della nostra classe politica, della nostra magistratura. Così, se qualcuno viene ammazzato, diciamo così, dall'inquinamento, lo sappiamo tutti che l'inquinamento è quel liquido nero che rilascia il potere qualunque cosa tocchi. La verità non verrà mai fuori. La politica e la magistratura dovrebbero forse accusarsi e condannarsi da sole? Non lo faranno mai, naturalmente. Questa è la storia di due ragazzi. Che è qui? Perché qui sono sicura che nessun altro ci ascolterà. E come mai fra tanti magistrati proprio me? Perché io conosco tutti, tranne te. Un palco. Bello, eh? E come lo possiamo usare un palco? Bella questa. Bellissimo. Accendi un po' che ti faccio sentire una cosina. Accendi. Tu. È bellissima. Sembra un angelo caduto dal cielo. Come vestita quando entra il sassofono blu. Specchio tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sta perdendo tempo.
Ci siamo persi. Sapete dov'è il set? Cosa? Stanno girando un videoclip da queste parti. Dovete tornare in città e uscire dalla parte opposta, ma non vi fanno passare. Ma voi fate parte della produzione? Bello quel pianoforte. L'hai fatto tu? Io sono Angela e lei è Maria. Piacere. Lei lavora nella musica, giusto? Conoscerà tanti cantanti. Ci ha sentiti, giusto? Le siamo piaciuti almeno un po'. Ma perché me lo chiedete a me? Avete capito male. Io non lavoro nello spettacolo. Spesso è solo una questione di conoscenze, no? Una senza padre come te chi conosce? Scusi, come fa a sapere chi siamo? Questo è il mio lavoro. Io conosco tutti. Ma se si è disturbata a chiedere in giro di noi, allora le siamo piaciuti almeno un po'. Se volete essere apprezzati per la vostra bravura, perché non fate un bel video e lo mettete su internet? Ma lo sa quanti ce ne stanno di video così su internet? Ma secondo lei che cosa dobbiamo fare? Si tratta sempre di fare qualche favore a qualcuno. Così deve essere. Andiamoci. Comunque, non dico che dovevamo dirle subito di sì, però almeno darle un po' retta. Non ci sai fare, t'arrabbi subito. Allora non hai capito quello che volevano. Guarda che se qualcuno ti tocca, io lo ammazzo. Sì, a parlare del nipote dell'uomo ragno. Ciao, scemo. A domani. Ma che cazzo vuoi? Ma dovete lasciare in pace a Maria. Quanto sei stupida. Loro non vogliono lei, vogliono te. Ma di che cazzo parli? Loro. Qualsiasi cosa tu vuoi fare, sono loro che decidono se la puoi fare oppure no. Prima da queste parti ci stavi il latifondo e mo ci stanno loro. Tu lo sai che cos'è il latifondo? Il padrone. No. Io devo fare in modo che loro continuino a fare quello che hanno sempre fatto. Pensaci. Lo so che mancano 8 giorni al tuo compleanno, però aprilo adesso. Non serviva. Dai. Ma quanto l'hai pagato? Consideralo un investimento. Con questo ci fai video che metti subito sul web. Ha un audio super in HD e tantissimi bit. Che sai cos'è un bit? Dai, possiamo registrare le nostre demo, metterle su internet e dire ai nostri amici di metterci mi piace. Amore, l'abbiamo detto un sacco di volte, non serve a niente. Non ci costa niente provare. Non ci servono quegli stronzi. E io non sono una puttana. Cerchiamo almeno il modo di racimolare un po' di soldi, il tempo di andare a Londra e poi da là vediamo.
Hai scelto? Ho scelto. Lo fai? Non lo faccio. E allora perché sei venuto? Che ci devo fare con questo? Guardala. È una demo. Se ti piace poi la giri a quelli che conosci. Tu fai quello che ti dico io e io ti aiuto. Facevano pena. Ma se ne voleva uscire perché non si è rivolta alla legge? La legge? La legge è una favola. E quei ragazzi? Iniziarono a cantare e a ballare sempre di meno. Angelo passava quasi tutto il suo tempo con me. Sembrava veramente un bambino. Angelo. Sembra un angelo caduto dal cielo. Come vestita quando entra il sassofono blu. Sei bravissimo. Quando vedrò quelli della TV? Non lo so. Forse domani, forse mai. Io penso che a te da solo ti potrei aiutare. Lascia stare. Rosa, voglio avere di più. Gli piaccio, fammi avere di più. Ma che ti hai preso? Niente. Ho fame. Niente. Ah.
Non ce ne sarà bisogno. Non parla. È uno sicuro, non parla. Hai capito? Te lo dico io, non parla, te l'assicuro. Hai capito? Io lascio. Non ci torno. Era meglio stare tutto il giorno in campagna, ferma, a cantare, vero? Ma che stai facendo? Zitto. Angela. Che fai? Sono contento di aver fatto il mio ultimo servizio proprio con te. Come dici sempre tu, così deve essere. Ciao Rosa. Ti amo Maria, ti amo, ma ho fatto delle cose che mi vergogno di dirti, ho fatto delle stronzate, ho detto di sì a quei vecchi schifosi, ho detto di sì, l'ho fatto perché non c'era altro modo, ora ho finito però, ho finito, voglio solo stare bene con te. No, fammi sentire. Hai ragione tu, è quello che devi fare. Ho sbagliato. Dai, su, dai, entra! Un po' di luce.
bisogna stare attenti quando si fuma in campagna. A posto. Ma perché raccontare tutto adesso, dopo 2 anni? Quando ho saputo che avevi riaperto il caso, ho pensato che era arrivato finalmente il momento che tutti potessero sapere la verità. Non ho mai creduto all'incidente. Questo è di Angelo. Non esiste una copia di quello che ci sta qui dentro. Se sono rimasta in vita finora è grazie a questo. Sapessi quanto l'abbiamo cercato. L'abbiamo. Lo sai com'è? Si tratta sempre di fare qualche favore a qualcuno. Non ti muovere. Io sono sempre stata ferma al posto mio. Così deve essere. Tra le stelle accese.